Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Io mi presento, sono Bertozzi Stefano, forse qualcuno mi riconoscerà anche, ho partecipato e candidato nella lista di Mola Migliore all'ultimo amministrativo comunale. Qui stamattina questa conferenza stampa l'abbiamo indetta per presentare quello che è la struttura che ci siamo dati all'interno della coalizione di Mola Migliore e Libera Sinistra, dare seguito a quello che è stato dal nostro punto di vista un ottimo risultato delle elezioni, perché partendo da zero abbiamo raggiunto il 6%, quindi per noi sono state ottime elezioni. Ci sono io al punto, c'è Giorgio Laghi che è il consigliere comunale che è stato eletto. Buongiorno. Qui alla mia destra c'è Francesco Chiese, portavoce e coordinatore di Libera Sinistra, altra lista civica, e Annalisa Gagliano, coordinatrice politica della lista civica di Mola Migliore. Dalle ultime assemblee che sono state fatte è uscito quasi all'unanimità la linea politica che ci siamo dati come coalizione, che sarà quella del dialogo. Una politica quindi basata su proposte concrete, sul dialogo e sul confronto con chi da queste amministrative è uscito vincitore, quindi il sindaco uscente, l'amministrazione comunale uscente che sono stati confermati, quindi con loro ci sembra opportuno e doveroso portare avanti un dialogo per poi portare avanti quelle che sono state anche le nostre proposte in campagna elettorale. Questo coordinamento politico si è reso necessario per dare proprio seguito e forza e voce a quei cittadini che ci hanno votato, per strutturarci meglio e per poter portare avanti quello che era appunto il nostro programma. Quindi, andando a riepilogare un po' quella che è la scheda, abbiamo il sottoscritto che è il coordinatore della coalizione, quindi Mola Migliore e Libera Sinistra. Annalisa Gagliano, coordinatrice politica di Mola Migliore, e Stefania Battilani, coordinatrice politica di Libera Sinistra, che è assente giustificata perché è al lavoro, che mi coadiuveranno nella guida di questa coalizione. Poi a scendere ci sarà un direttivo che è composto dai candidati che si sono presentati alle amministrative, dai candidati fondatori delle due liste, che avranno il compito di portare con un voto palese quelle che sono le linee politiche della coalizione. Ci sarà un'assemblea generale che è composta dai membri del direttivo e dai sostenitori simpatizzanti delle due liste, che avranno un indirizzo politico organizzativo, praticamente sarà un organo dove potranno essere portate proposte, si accoglieranno proposte, suggerimenti, anche critiche, purché siano costruttive e offensive, anche critiche, al fine di migliorare il nostro operato. Il consigliere comunale Giorgio Laghi, che è stato eletto, che sarà invitato permanente a qualsiasi assemblea. Poi sarà eletto un amministratore per dare una maggiore struttura a questa coalizione. Un amministratore che sarà anche questo invitato permanente a qualsiasi assemblea, che avrà loro il compito di autorizzare le spese, redigere il bilancio e rendere conto al direttivo trimestralmente dei conti della coalizione. E poi abbiamo pensato di formulare dei dipartimenti tematici che hanno lo scopo di, come è scritto qui, approfondire le problematiche che si presentano, che vengono evidenziate all'interno del territorio, della società, e hanno il compito di preparare delle bozze di risposta a queste problematiche per poi affrontarle all'interno del direttivo e tramite poi il nostro consigliere comunale Giorgio Laghi portarle queste proposte come soluzione a questi problemi nelle sedi istituzionali. I dipartimenti tematici saranno tre, saranno suddivisi in tre macro comparti. Il primo riguarderà la sanità, il sociale e lo sport, il secondo dipartimento riguarderà il territorio, istituzione e sicurezza, il terzo comparto riguarderà lavoro, scuola e cultura. Questo è un po' quanto è emerso dalle ultime due assemblee per dare forza
a questa coalizione e per dare voce, ancora maggiore forza e voce, ai cittadini che ci hanno sostenuto nelle ultime elezioni amministrative. E, ripeto, la nostra linea politica è uscita quasi all'unanimità, una linea politica del dialogo, quindi noi prendiamo le distanze da quelle che sono le opposizioni urlate, le opposizioni che cercano lo scontro con la maggioranza, perché a nostro avviso non portano a risultati concreti, portano a creare del malessere, dei conflitti anche all'interno della società. Quello che c'è bisogno adesso non è sicuramente di creare degli scontri, ma di creare dell'unione per risolvere quelle che sono le vere difficoltà di questa città, che poi sono un po' le difficoltà che si riscontrano anche a livello regionale, nazionale e internazionale, che sono quella della disoccupazione giovanile, della disoccupazione degli over 40, perché molte aziende anche nel territorio stanno lasciando a casa persone over 40, e quindi c'è bisogno, come poi abbiamo sempre sostenuto anche in campagna elettorale, c'è bisogno di costruire un dialogo per cercare tutti insieme di risolvere quelli che sono i problemi. Attualmente stiamo portando avanti fino alla fine dell'anno anche un discorso di banchetti, tutti i sabati saremo in piazza per raccogliere delle firme su quello che è la problematica della discarica, che è stato il nostro cavallo di battaglia in campagna elettorale. Non ce ne siamo dimenticati e qui raccoglieremo queste firme per poi presentare in comune, avere maggior peso e forza in comune, affinché la discarica da quello che può essere ed è un problema sociale diventi un'opportunità e un vantaggio per la società. Queste sono le azioni che portiamo avanti adesso, che sono poi quelle che abbiamo presentato all'interno del programma elettorale. A breve si riunirà la Commissione Lavoro per discutere del fine mandato della Lazzarato sulla sanità. Anche lì noi abbiamo una nostra visione politica che era stata precisamente presentata durante le elezioni amministrative. Non siamo favorevoli a un secondo mandato della Lazzarato e con questo giustamente porteremo nei sedi istituzionali opportune tramite Giorgio Laghi quelli che sono i nostri punti di vista, le nostre proposte, ribadendo appunto quello che era stato detto in campagna elettorale. Questo è un po' il quadro generale. Per quello che riguarda adesso anche il discorso dell'approfondimento sul discorso della Lazzarato, lascio la parola al nostro referente nelle sedi istituzionali, Giorgio Laghi, che vi potrà un attimo indicare quelli che sono, che saranno le nostre azioni anche in Commissione Lavoro. Commissione Sanità. Sulla sanità, il 18 c'è la commissione in questa sala nella quale ci sarà la presente la Lazzarato. Noi ribadiremo quanto già annunciato dal nostro coordinatore Bertozzi il nostro disaccordo rispetto a un eventuale secondo mandato da parte dell'attuale direttore generale, per la semplice ragione che riteniamo l'operato da lei svolto un operato insufficiente, che non abbia portato quei risultati, soprattutto dal punto di vista della riorganizzazione interna alla struttura ospedaliera, e abbia lasciato correre troppo rispetto a quello che è il potere dei capi dipartimento di primario. Rivendicheremo l'autonomia della sanità emolese, credo che sia ormai alle porte il ragionamento che quale futuro per la sanità emolese, se con Bologna, un'ASL unica con Bologna oppure quali altre soluzioni. Al di là di tutto, noi riteniamo che il presidio emolese debba mantenere una propria caratterizzazione dal punto di vista della qualità. Se anche la testa dovesse finire a Bologna,
però non può essere che Imola diventi un qualcosa di generale generico, per cui si viene ad annacquare tutto quello che è l'attività del presidio ospedaliero. Infine, noi proporremo in questa commissione anche un consiglio di amministrazione sperimentale che vada a sostituire l'attuale sistema dirigenziale dell'ASL, cioè che superi il direttore generale. Ovviamente è una proposta che noi l'abbiamo fatta in campagna elettorale, siamo convinti che sia giusto che le ASL ritornino a essere guidate da persone appartenenti al territorio. Noi a Imola abbiamo vissuto quasi sempre la situazione per cui veniva catapultato un direttore generale che veniva da altre realtà geografiche della nostra del nostro paese, una volta da Parma, una volta da Perugia, una volta da Ferrara. Soltanto nel caso del direttore Tubertini abbiamo avuto un direttore generale del nostro territorio, e devo dire con risultati anche molto ma molto di qualità. Quindi per questa ragione riteniamo un CDA di 5 persone, espressione del territorio, che abbia un costo naturalmente che sia semplicemente del gettone di presenza, e quindi ridimensionando notevolmente anche quello che è l'incidenza dei costi sul bilancio dell'ASL. Al tempo stesso, proprio riguardo ai costi, noi abbiamo sottolineato nei mesi scorsi che 40 dirigenti costano 4 milioni di euro. Riteniamo che questo dato debba essere invertito, bisogna anche qui in un momento come questo dare un segnale ai cittadini che già diceva Bertozzi stanno in grave difficoltà. Non è possibile mantenere lo stesso standard e gli stessi livelli di stipendio dei dirigenti dell'ASL e al tempo stesso avere tutti i giorni un aumento della cassa integrazione, della disoccupazione degli utenti. Questo per quanto riguarda la sanità. Vorrei dire alcune cose su quanto diceva Stefano Bertozzi rispetto al nostro orientamento politico che abbiamo deciso e definito in assemblea con il voto dell'85% dei presenti, dell'avente diritto. Quindi c'è stato naturalmente un confronto rispetto al come procedere sul piano politico in questa città, e l'85% dei componenti della coalizione ha scelto democraticamente di camminare sulla strada del dialogo. Presenti quanto, scusa, perché se qui non facciamo domande arriviamo a domande. Dimmi. E quanti presenti? 15. 15? Sì. Non è un'assembleone, mi sembra. 15 sono... Ma siete sempre stati così pochi? Parliamo dell'invito, era ai candidati, no? Quindi i candidati complessivi erano 33 in origine, c'è stata la fuoriuscita di alcuni di Liberi e Sinistra, e ad oggi siamo a 20 candidati tuttora in forza alla coalizione, e quindi noi su questi... Questa è la nostra base, diciamo, di riferimento. Scusa, tanto rotto dopo. No, ma tranquillo, non c'è problema. Quindi la linea è questa, e vogliamo che la coalizione, alla fine del mandato, piuttosto che passare alla storia per situazioni eclatanti, urlate e manifestazioni con interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale, possa almeno presentarsi ai propri elettori con qualche risultato ottenuto nel corso dell'attività istituzionale. Questo è il primo obiettivo, poter ottenere qualche risultato. La storia ci insegna che chi ha avuto le opposizioni che hanno praticato strade diverse, alla fine o sono uscite dal Consiglio Comunale o sono state fortemente penalizzate dal consenso elettorale. Quindi noi riteniamo che
di non voler percorrere quel tipo di opposizione, pur avendo ad esempio votato in consiglio comunale delle situazioni assolutamente con molta nettezza, ad esempio la mozione che dell'ultimo consiglio comunale che riguardava i doppi incarichi e che riguardava gli incarichi ai pensionati, noi l'abbiamo naturalmente votata e quindi ci siamo espressi con lo stesso voto di tutte le opposizioni, naturalmente con motivazioni diverse. Noi riteniamo che vada affermato un principio, non riteniamo corretto attaccare frontalmente le persone. Il principio è che non si possono dare 10 incarichi a una persona, ma bisogna spalmare 10 incarichi su 10 persone. I pensionati devono fare volontariato e non essere persone che occupano spazi che possono essere investiti, possono permettere di investire su risorse umane diverse. Quindi sulle nomine ho detto, sulla sanità ho detto, su ERA rimane il problema del teleriscaldamento, che anche nel banchetto di sabato scorso diverse persone sono venute a segnalarci questa grave difficoltà dovuta dai costi esorbitanti che i cittadini devono pagare. Quindi chiederemo un incontro, come già abbiamo annunciato, al presidente di Konami e all'assessore Cantelli per affrontare questo e altri problemi legati ad ERA. Infine, per quanto riguarda il riordino istituzionale, stiamo parlando della città metropolitana, visto che entro fine anno è probabile ci siano delle decisioni, delle scelte che vengono dettate dalla normativa, dalla legge. Noi su questo tema riteniamo sia indispensabile venga affrontato attraverso un referendum consultivo dove i cittadini si possano esprimere dopo aver valutato le varie opzioni, quindi favorevoli con Bologna, con la Romagna e altre opzioni possibili. Però un passaggio di questo genere, che è un passaggio storico, non può essere fatto senza avere avuto dare la possibilità ai cittadini molesi di potersi esprimere. Questo è un po' il quadro riassunto delle azioni che andremo a intraprendere nel breve, sempre tramite le linee del dialogo. Per quanto concerne la situazione di Liberi a Sinistra, che bene o male più o meno forse qualcosa è trapelato, è uscito, avrei piacere per metterci un punto fermo in modo che così non ci sono più strascichi e discussione di dare la parola. Beh, vabbè, questo non è che poi lo decidi tu. No, cioè, no, ci sono parole di strascichi e discussioni, ci sono tutto, situazioni un po' diciamo che, allora è giusto che Francesco Chiese di ufficialmente la versione della situazione, di quello che è successo, in modo da chiarire tutto ciò che è avvenuto in questi due mesi. Sta protestando anche lui. Io faccio velocissimo, la situazione è chiara ed è semplicissima. Io con Liberi a Sinistra avevo fatto partire insieme ai compagni di SEL un percorso che accompagnava in modo migliore e sosteneva Giasolari, candidato sindaco. Questo percorso è arrivato a compimento con le elezioni, non abbiamo eletto come Liberi a Sinistra un nostro esponente, ma siamo ben lieti di aver mandato con il nostro contributo, con il nostro lavoro in consiglio comunale Giasolari, che ci rappresenta in maniera inclusiva e a pieno. Io avevo già detto prima di tutto quello che è accaduto, prima di questi strascichi, che dentro Liberi a Sinistra e dentro anche alle spoglie di quella sella, che secondo me non è morta, ma che sull'Imola
e possiamo far tranquillamente ripartire senza alcun problema, c'erano dei dissidi, c'erano dei dissensi. Infatti ho rilasciato proprio un'intervista a Lidia Golinelli dicendogli che li liberi a sinistra e faccia chiarezza al suo interno, si crei un'associazione culturale con chi ci vuole stare, chi non ci vuole stare vada via. Chi è andato via significa che non aveva intenzione di restare a lavorare in quel gruppo lì. Gruppo che ha preso degli impegni con i cittadini, ha preso degli impegni anche economici e penso che quantomeno su tutto il progresso dell'attuale situazione vadano rispettati. Poi quello che viene dopo lo vedremo, lo costruiremo insieme a Dimola Migliore, lo costruiamo insieme ai cittadini che hanno creduto, credono e crederanno in noi, perché daremo dimostrazione di essere persone serie e di portare avanti quanto abbiamo costruito e promesso in campagna elettorale. Hai detto se il non è morta, io non la potremmo fare ripartire senza problemi, cosa vuol dire? Io sono ancora il coordinatore di Selimola, sono ancora invitato e con diritto di voto nelle assemblee provinciali e regionali, partecipo a queste assemblee puntualmente, voto gli ordini del giorno a favore o contro a seconda di quello che c'è secondo l'idea, secondo la linea politica che siamo dati, quindi volendo potremo anche... Ma voi o no? Perché questo lo diciamo da mesi. Penso che piano piano arriveremo anche a quello. Adesso dobbiamo sistemare... Cioè che piano piano arriveremo a ricostituire la tua assemblea. Poi ci sono gli altri, gli altri, esatto, gli altri coordinamenti locali, cioè quelli che raccontano la campagna elettorale. Lo statuto di SEL è chiaro, e il circolo del secondario Molese è un circolo che fa politica, è un circolo che ha chiare e nette vocazioni e mandati. Quello che è stato costruito su Imola, ma senza far polemica per l'amore del cielo, è un circolo tematico. Il circolo tematico significa che lavora su un tema, lavora su un particolare fascia di attenzione e poi dopo rivolge ai circoli politici del territorio la linea che è venuta fuori. Quindi perché no, si può anche andare a discutere con questi compagni che fanno parte del circolo tematico. Io non metto muri, non metto vetri, non ho nessun tipo di problema. Comunque siete abbastanza originali, perché dagli scontri tuoi ci hanno raffinato il simbolo eccetera eccetera, i vostri c'è da aver pure in questa città a essere contro, diceva Lari, e vi presentate come degli agnellini, c'è cioè qualcosa, se volete spiegare che cosa sono. Beh, questa è la mia opinione, per piacere me la fai dire. Penso anzi non è un'opinione, è una domanda. Penso che dobbiamo dividere l'attività politica in due fasi, la campagna elettorale e il momento del fare. In campagna elettorale abbiamo fatto una campagna elettorale anche aggressiva, sicuramente, come dici tu Lidia. No, ve lo dico io, Lidia ha sentito, no. Voi due andavate a interrompere i comizi della Serracchiani, cioè, non lo so, adesso il dialogo, ci sarà un motivo, no? Dovevano cercare di portare del consenso ad una coalizione. Sì, ho capito, ma non è che allora avete truffato gli elettori in campagna elettorale, adesso truffato è esagerato, mi viene in mente questo. Vi siete presentati, se mi lasci articolare la risposta, siete molto diversi. Non ho nessun problema a far chiarezza su questo. Bisogna dividere la campagna elettorale e il momento del fare in due assi ben distinti. In campagna elettorale avevamo bisogno di visibilità, avevamo perso un simbolo, non avevamo nessun traino nazionale, non eravamo in grado ovviamente di avere una cassa di risonanza tale che ci poteva consentire il simbolo di SEL e anche la venuta qui a Imola di alcuni leader nazionali. Quindi ci siamo dovuti andare a cercare altre strade. Ci siamo rimboccati le maniche, ci abbiamo messo dei soldi, ci abbiamo messo del lavoro e abbiamo trovato anche delle situazioni dove sinceramente non volevamo fare baruffe, ma volevamo soltanto avere un po' di visibilità e dire ai limolesi quello che stava accadendo. Alzare un cartellone in piazza non significa interrompere i comizi. Noi siamo andati lì in maniera in maniera molto pacifica. Sicuramente adesso c'è il problema su Imola del fare. Allora, l'opposizione gridata, urlata, come abbiamo fatto in campagna elettorale, penso che non abbia nessun valore, non abbia nessun senso, non porti a nulla.
ma indispettisca soltanto la maggioranza, la allontani e la metta su una posizione di retroguardia, pronti poi all'offensiva e quindi pronti a dilaniare tutto quello che viene proposto da noi. Io penso invece che andando a lavorare su 3-4 punti, cercando di portare a casa per gli monesi quello che facendo una posizione dura non porteremo mai a casa, potrebbe essere una soluzione valida. Poi ovviamente la verità è in tasca, quando tu sei uscito dalla maggioranza a pensare diversamente, perché non hai continuato il dialogo all'epoca, è una maggioranza diversa. Io il dialogo l'ho provato in quel periodo, l'ho provato per un anno e due mesi circa, non ho ottenuto quello che pensavo di poter ottenere, però ero anche un partito giovane sul territorio, avevo un seguito minore, adesso mi presento alla maggioranza comunque con un 6-7%, quindi con 2000 passi elettori di Imola che hanno dato fiducia ad un percorso. È ovvio che il peso politico di questa coalizione è nettamente superiore rispetto ad un Chiaiesi, un Raffaello Petti che andavano in maggioranza e rappresentavano un po' il direttivo di Selma, non c'era stato un riscontro politico, non c'era stato un peso politico su quanto ne andavamo a fermare lì, e quindi avevamo sicuramente meno forza per contrattare. Per finire, per finire di rispondere alla domanda, un attimo solo, non è che adesso, per amor del cielo, la sua opinione visibile, una domanda, va bene, ma come ha detto Francesco, in campagna elettorale tutto si enfatizza un attimo, ma noi non abbiamo mai detto in campagna elettorale che avevamo chiuso la porta al PD o a qualsiasi altro partito. Noi abbiamo sempre detto che il dialogo comunque dopo lo scrutinio del voto sarebbe stato fondamentale a prescindere da chi avesse vinto le elezioni. Ti posso interrompere un attimo? Certo. Tu sei il coordinatore, per carità, tanto di cappello, però siccome lui è in consiglio comunale sì, mi piacerebbe più sentire l'altro. Se posso finisco poi dopo. Sì, comunque se vuoi sentire anche l'altro vi lascio anche la parola l'altro, non è quello il problema. Però voglio dire, non è che noi abbiamo abbandonato il nostro progetto politico e il nostro programma politico, lo portiamo avanti tramite il dialogo, come ha detto prima Laghi. Non siamo d'accordo con un altro mandato dell'azzerato, portiamo avanti la nostra battaglia su... poco da non essere d'accordo. Sì, noi porteremo la nostra proposta, il dialogo su questo credo che non vi porti a niente, ma almeno la nostra proposta la potremo portare, il nostro punto di vista, se vogliamo dire qualcosa così, buttare al vento su ERA. Non abbiamo detto che va bene così, abbiamo detto, come ha detto Laghi, cercheremo un incontro con il presidente di Conan, ecco, allora, per velocizzare le cose, visto che appunto per esempio il ERA, cercheremo un incontro qua, là, su e giù, ecco, poi dopo cosa fate? Se non voi aprite il dialogo e questi magari lo tengono chiuso, cosa fate? Un'altra linea politica? Faremo le nostre proposte e avvieremo delle azioni molto più forti, naturalmente. Se non c'è... dovrà dire. Vuol dire dare battaglia come abbiamo fatto in quindi un'altra conferenza stampa per dire che un'altra volta è cambiata la linea politica. No, per dire che su quel tema lì, coerentemente con quanto stabilito dall'assemblea della coalizione di andare a incontrare i responsabili, siamo andati agli incontri, abbiamo ottenuto che porte chiuse, va bene, a quel punto ci rivolgiamo direttamente ai cittadini. Ecco, fino adesso che risultati avesse ottenuto con questa nuova linea? Cioè, mi permetto di considerarla nuova, perché per noi tutti è nuova. Cosa avete ottenuto? Intanto devo dire che è una linea che l'abbiamo definita il 2 di settembre e quindi non è che si possa fare un bilancio dopo 10 giorni. Voglio ribadire che noi il Consiglio Comunale, io il Consiglio Comunale ho votato contro ad esempio il bilancio della SICI, ma ho votato contro il bilancio della società Osservanza, ho votato la mozione che dicevo prima rispetto ai doppi incarichi e agli incarichi pensionati, e quindi l'atteggiamento è un atteggiamento di sul piano dei contenuti di coerenza, di continuità con quanto noi abbiamo sostenuto in campagna elettorale. La cosa che cambia, la differenza sta nei toni, sta anche nella ricerca che fanno alcuni di fare cose eclatanti, di fare azioni eclatanti.
non è che con questo si ottenga, secondo noi, si possa ottenere qualche risultato. Con questo si ottiene probabilmente una chiusura a riccio da parte dell'interlocutore, che è appunto è colui che è uscito dalle elezioni vincitore. In campagna elettorale io mi sono presentato con un programma che è questo, ce l'ho qui, dove c'è un programma di governo della lista di Impegno Civico in Malmigliore, candidato sindaco Giorgio Rai. È chiaro che se io fossi sindaco avrei naturalmente applicato e fatto queste cose, ma siccome non sono io il sindaco e i cittadini molesi hanno fatto un'altra scelta, è del tutto naturale che tutte queste cose che abbiamo scritto nel programma rimangono la nostra base di azione politica. Ma non è possibile dire il modo migliore non è coerente perché non ha rispettato il discorso della riduzione degli assessori da 9 a 5. Lo ha fatto un altro sindaco, quindi se io ero sindaco avrei fatto una giunta con 5 assessori. Cioè, la differenza fra il prima e il dopo sta qui, sta che anche in campagna elettorale siamo stati molto determinati, assolutamente nulla da eccepire, i fatti lo dimostrano, basta, poi ci sono le documentazioni, ci sono gli scritti, ci sono i filmati, ma abbiamo anche sempre detto, e io lo ricordo bene, sia negli incontri con gli altri candidati, sia in altre occasioni nelle quali ci siamo, abbiamo parlato di piazza o di iniziative, io ho sempre sostenuto che la campagna elettorale poi finisce e dal giorno dopo la città va governata, e per governare la città c'è bisogno del contributo di tutte le forze che porteranno in consiglio comunale i propri rappresentanti. Direi che la stessa cosa l'ho fatto in occasione del 10 di giugno con l'insediamento del consiglio comunale, dove semplicemente ho ribadito quello che ho appena detto. Sì, no, questo sì, però quindi mi pare che tutto sommato c'è. No, era un'annunciazione, secondo me, sì, mi ricordo bene, in campagna elettorale, la prima seduta del Consiglio Comunale che hai detto questo, però si poteva anche interpretare più, non so, c'è bisogno di tutte le forze, ma la maggioranza si sposta o siete solo voi che cercate di spostarvi? Perché questo è il discorso, non si è ancora capito le condizioni per fare questo. E beh, allora vi siete messi un po' avventatamente presto a tendere questa mano, se ancora non sapete come reagiscono dall'altra parte, cioè questo modo che non capisco. Poi vorrei anche sapere se al di là 85% 15 presenti, mi sa che, cioè, sappiamo che c'è una grossa spaccatura nella coalizione, quindi quanti se ne sono andati, quanti candidati che hanno lasciato soli soletti a tendere la mano. Il modo migliore è sono andati via in 3 su 16. E dunque facciamo sempre gli altri 10 sono candidati. Tutti di Libera Sinistra, quindi prima hai detto 13, no, sto parlando di Mola Migliore, sono 3 che hanno 3 ex candidati, parliamo di questi, sì. Libera e Sinistra sono usciti in 10 su 17 e voi in 3 su? Su 16, su 16. In 10 su 16. Questo è il dato preciso, quindi stiamo parlando di comunque una 20 persone, 20 candidati su 33. E poi c'è un gruppo di simpatizzanti che è stato attivo anche in campagna elettorale, che continua a partecipare attivamente. Esatto, diciamo che l'enfasi che se ne sta facendo è un'enfasi. Non ho capito, voi siete qua in conferenza, sembra che vi dobbiate giustificare, cioè è una cosa che non è chiara questa qui, raccontateci prima o poi perché non è chiara. Ti sto raccontando l'enfasi. Su cosa è avvenuta la spaccatura con questi 13? Diteci voi, visto che adesso non so, nella versione ufficiale a cui accennavate prima, insomma, c'è anche la motivazione, cioè qual è il motivo della rottura? La rottura su Libera e Sinistra c'è una questione interna riferita all'associazione Libera e Sinistra, e di questo naturalmente ne parla il coordinatore. Per quanto riguarda i 3 di Imola Migliore, semplicemente non hanno condiviso la scelta votata a maggioranza. Quindi se la linea politica è quella che abbiamo appena detto,
si vota a maggioranza, 85%, sceglie cioè, la linea. Su questa linea politica sì. Non hanno votato per il momento. Quindi diciamo la fuoriuscita è più recente rispetto sì, a... Sì, sì, che parliamo di una fuoriuscita di 15 giorni fa. Mm-hmm. Quindi... Di Libera Sinistra è del 2 di luglio. Esatto, di Libera Sinistra risale al 7 di luglio. Sì. In tutto... Sono tornati in SEL, chiedo scusa. Tutto qui, quindi abbiamo sempre affrontato le questioni... con discussione, confronto e alla fine naturalmente democraticamente si vota. È chiaro che quando si vota si può essere maggioranza o si può essere minoranza, e quindi io sono stato molte volte minoranza, sono stato altre volte maggioranza, però la democrazia è questa. E anche che è un gruppo che comunque si è formato per le elezioni, cioè un gruppo c'era già che era SEL, noi di Imola Migliore venivamo da esperienze diverse, la maggior parte sono cittadini che comunque non avevano esperienze politiche. Io penso, almeno l'idea che mi sono fatta in questi mesi, è che in generale questo gruppo, questa coalizione deve ancora mettere a punto la propria identità. Quello che diceva Lidia prima, adesso poi tra qualche mese cambiate di nuovo la linea politica. No, non è un'affermazione, ho detto magari ci ritroviamo su questo. Grazie, cioè, cercate di capire quello che dico, sì, però sì, devo sentire il tempo. Però i gesti eclatanti, allora io sicuramente, appunto mi avete visto sulle prime pagine. No, quindi può darsi che un'altra volta diciate no, è sbagliato tendere la mano, adesso diventiamo duri, no, volevo sapere. Ma io credo che il dialogo, almeno come lo intendo io, politicamente so che ha un altro significato, io non credo che dialogo voglia dire accondiscendere. Penso che sia necessario per il bene dei cittadini andare a vedere che cosa c'è dall'altra parte, con tutte le criticità del caso. Non per niente Giorgio è assolutamente coerente con la linea politica della campagna elettorale nelle votazioni, però ci deve essere una disponibilità. Sinceramente io sono entrata nel progetto come la maggior parte di quelli che tuttora sono nel progetto, perché avevano il desiderio di fare qualcosa per la città. Magari non riusciamo a farlo, però ci proviamo. È ovvio che una volta che si è andato a vedere dentro la scatola e la scatola risulta identica a quella precedente, si prenderanno delle azioni politiche di conseguenza. Però io credo, io mi occupo di sociale, mi sono sempre occupata di sociale, la situazione è talmente drammatica in questa città che invece di fare le prime donne dovremmo essere tutti intorno a un tavolo a cercare di dare delle soluzioni. Ho capito, ma se quelli che tirano le redini se vogliono, certo. Ma conviene anche a loro, perché altrimenti si ritrovano a guidare una nave di morti, come già è secondo me. Però l'Aghi, non lo so, da cosa sono 7 mesi che sono passati, ci sono delle vacanze e tutto, però insomma un po' di mesi, per renderti conto dell'atmosfera di chiari e tiri in maggioranza, avrei pure un'idea. L'idea sì, certo, c'è una, secondo me c'è una possibilità, vedo una maggioranza con la quale... Ma secondo me c'è una possibilità, vedo una maggioranza, vi sarete parlati, altrimenti, cioè per cambiare linea, sollevare le spalle dentro la vostra coalizione, ci dovrebbe essere qualcosa di concreto, una roba così vaga. Avrei pur trattato tra virgolette con la maggioranza questa no, ci sono, nuova linea di dialogo. Non c'è nessuna trattativa, semplicemente c'è la consapevolezza, c'è l'evidenza che su alcuni argomenti, tant'è che molti ordini del giorno li abbiamo sottoscritti insieme, quello sui ticket sanitari, maggioranza delle opposizioni li abbiamo sottoscritto tutti, quello sulla le dimissioni Calderoli l'abbiamo sottoscritto tutti, altri ordini del giorno che adesso non ricordo, ma ne abbiamo sottoscritti, quindi già questi sono segnali, no? Che lasciano intendere che comunque la possibilità attraverso un dialogo di arrivare a votazioni su mozioni, ordini del giorno che vedono insieme tutto il Consiglio Comunale lo abbiamo già visto. Quindi stiamo parlando già di fatti concreti, avvenuti. Va bene, però se si tratta di cose generiche,
Calderoli, ticket sanitari, cioè pensavo sui punti del vostro programma, su quello che interessa gli molesi da vicino, non il solito voto sulla mozione. Piano ci arriveremo, piano. Sui punti del programma, adesso arriveranno gli assetti di bilancio e naturalmente lì entriamo dove c'è la ciccia, il tema della sanità, lì entriamo dove c'è la ciccia, la carne viva. È ovvio che questa questo rapporto che abbiamo constatato e visto e provato su mozioni e ordini del giorno lo verifichiamo su cose un po' più concrete. A quel punto naturalmente valuteremo in base a come andranno i confronti nel merito, senza, ripeto, fare nessun tipo di azione spinta, eclatante, riferendoti a Zucchini, ognuno ha il suo stile, ci mancherebbe. Sì, sì, no, ma la sua cultura è il suo stile, quindi non è questo che deve dire facciamo il dialogo noi, perché questo è maleducato. No, no, voi non lo siete e quindi continuate a fare l'opposizione. Noi siamo maleducati, noi abbiamo il nostro stile, abbiamo la nostra storia, la nostra cultura. Sì, la nostra... Ma non sembra una motivazione. Gli show di Zucchini sembra una motivazione, l'hai ripetuto varie volte stamattina, per motivare questa linea. Che cosa c'entra? Ognuno ha il suo stile, no? Sì, esatto. E quindi non è questo che deve essere sottolineato, secondo me. Io sto cercando. Ma potrebbe esserci uno stile vicino alle problematiche reali dei cittadini invece che semplicemente uno stile politico tout court. No, va bene, però dovevate saperlo da succede alla campagna elettorale, secondo me dovevate sapere. Io penso che invece siano due momenti storici diversi, perché la campagna elettorale gli elettori hanno votato Manca, noi hanno votato voi, dico. Sì, abbiamo 2400 persone, un gruppo delle quali chiaramente non tutte è in contatto con noi e sta collaborando con noi, condividono quello che abbiamo dichiarato su questo tipo di modalità, continuando a stare all'opposizione. Non lo so, io credo che quello che è accaduto con Imola Migliore sia una cosa, poi aiutatemi voi che siete un po' la storia, c'è una cosa nuova, cioè l'opposizione c'è sempre stata, la destra, il centro, c'è la Democrazia Cristiana, ma che ci sia una coalizione di centro-sinistra all'opposizione è una completa novità nel panorama imolese. Quindi credo che porteremo toni e problematiche in modo diverso, perché le diversità ci sono, ma questo non vuol dire, come è fuoriuscito, perché comunque è fuoriuscito, che noi abbiamo fatto un accordo nel senso stretto del termine con la maggioranza, e questo lo dimostra le votazioni che ha fatto Giorgio. Vabbè, questo non vorrebbe tanto dire, perché i politici fanno di tutto, ma non è il vostro caso, ecco questo. Però non è perché una volta così sappiamo come utilizzano i voti anche in Parlamento, quindi. Sappiamo benissimo, però questo è, io penso che la differenza è che questo è un gruppo di cittadini, a parte Giorgio che è il nostro consigliere e lui ha una lunga esperienza politica, e anche Francesco Chiesa, il resto noi siamo cittadini, veniamo veramente dalla città, tutti lavoriamo, e quindi anche questo è diverso da quello che accade probabilmente nelle altre realtà, e abbiamo probabilmente un approccio diverso alle cose, alle problematiche, e soprattutto, io lo ripeto perché secondo me è importante, questi mesi ci sono serviti per cercare e cominciare a cercare la nostra identità di gruppo. L'estate ha un po' falsificato tutto, e questo va detto proprio perché siamo dei cittadini normali, quindi una parte di noi era in ferie. C'è stato invece chi si è dato un grande da fare. Io credo nel libero arbitrio, quindi chi se n'è andato, innanzitutto se n'è andato all'inizio di luglio, parlo di Liberi a Sinistra, per motivazioni interne al loro gruppo. In Imola Migliore ci sono tre persone, una delle quali tra l'altro continua in realtà a collaborare con noi, quindi questo grosso dissenso interno in Imola Migliore non c'è, tant'è che siamo arrivati all'elaborazione di questo che è un primo organigramma interno. Poi ci proviamo, cioè io sinceramente non ho delle certezze, credo di portare un po' la voce del gruppo a cui appartengo, perché siamo tutti i molesi cittadini, e noi abbiamo deciso di provare questa esperienza per provare a fare qualcosa di buono. Ovviamente il qualcosa di buono a volte
non riesce, o a volte quello che sembrava buono non... Sono veri i nomi dei tre che sono usciti? Adesso quelli di Chiesi avevano fatto la conferenza stampa, credo, no? Io ero via, ma credo che avessero fatto... No, ha fatto un comunicato. Sì, ha fatto un comunicato. Va bene, sono usciti. Invece i vostri? No, Ferini, Emilio, Gianni, Marina e Gaiani Massimo. Gaiani? Gaiani, sì. E credo che faccia sempre i suoi posti. Zaccherini? Zaccherini ufficialmente ha congelato la sua posizione. Cosa vuol dire? Chi può dirlo? Chi ha detto la lui? Cioè, quindi lui ha congelato. Lui era di buona migliore. Lui si è congelato da figura in quelli che restano e quelli che escono? Non lo so. No, perché se sono tre, tu dici tre gli usciti, quattro, sono questi qua. Ufficialmente gli usciti, coloro che hanno comunicato... Chi è effettivamente comunicato la fuori uscita? La fuori uscita sono tre. Con tre motivazioni diverse. Con tre motivazioni molto diverse. Diversissime. Però Zaccherini era il primo dei non eletti, quindi lui si posiziona, ha un peso rispetto insomma al consenso che avete avuto degli elettori. Lui è il primo dei non eletti e lui ha detto in assemblea, la sera che l'assemblea ha votato appunto l'85% la linea politica, ha detto di congela la sua posizione. Come l'ha motivato, poi lo chiederemo eventualmente a lui. Ma sai, la motivazione è quando c'è una votazione democratica, una discussione, si vota democraticamente, come dicevo prima, c'è una maggioranza e c'è una minoranza. Se poi chi è in minoranza ritiene di volere dettare la linea alla maggioranza, allora qualche problema ci può essere. Però insomma il tutto si sintetizza qui. Quindi verrà ancora, parteciperà ancora comunque. Quando si scongelerà. Quando si scongelerà. Immagino che l'iceberg grande, l'iceberg che lo contenga tutto. La cosa che adesso siete entrati in questo tema è quello più importante. No, ma io magari sì, no, cioè, è quello più che grande. Bisognerebbe, e poi la leggo, scusate, perché sì, bisognerebbe con molto realismo spiegare che non abbiamo vinto le elezioni noi, ma le ha vinte Manca. Poi anche per meno di spiegarlo. No, c'è chi non l'ha capito. No, il problema è qui. Ma questo che cosa vuol dire allora? Vuol dire che... voglio sapere cosa sta facendo Manca verso di voi. Questo dovrete sapere, perché no, come fate un salto nel buio? Adesso stiamo parlando della questione interna, no? Sì. Allora, l'idea di... Però dopo mi rispondi anche su questo. Anzi, te l'ho già chiesto, ma non ho capito molto. L'idea di qualcuno, di coloro che... se ne sono andati, di coloro che sono congelati, è che noi dovremmo risolvere con un consigliere e con 6,5% il problema del lavoro, il problema dell'autodromo, il problema della sanità, il problema dell'AS, il problema della cultura, Imola, cioè delle case popolari, cioè tutto questa roba qui, tutto, cioè questo è le cose che noi con un consigliere con 6,5% dovremmo fare. Allora credo che bisogna spiegargli che le elezioni non le abbiamo vinte noi. Invece riguardo Manca, Manca rappresenta una maggioranza che ha finora dimostrato che su alcuni temi si può dialogare. Poi, ecco, forse finora, c'è degli esempi. Eh beh, gli esempi sono quelli che ho fatto prima, cioè gli ordini del giorno. No, beh, gli ordini del giorno mi sembra una roba... cioè saranno importanti, per i consiglieri sono sempre importantissimi, però le cose un po' più concrete sono anche più importanti. Il fatto di... sulle cose... finora, voglio dire, già il fatto di sottoscrivere degli ordini del giorno in comune, già prima succedeva quasi mai. Certo che se ne fanno i malesi dei vostri ordini del giorno.
dipende dal contenuto dell'ordine del giorno, se è quello che riguarda Calderoli, onestamente. No, ma anche i ticket sanitari, ma anche il tema. I ticket sanitari, adesso non mi ricordo neanche perché che cosa vuol dire, però non sono decisioni che vengono da manca. Dovrete puntare più sull'amministrazione locale, no? Arriverà gli assetti di bilancio. Avete parlato, voi come coalizione avete parlato con Marca, vi siete incontrati, che cosa succede? Con il sindaco della città, credo che sia naturale. Raccontaci allora cosa vi siete detto. Ci siamo detti che ci sarà un confronto rispetto agli assetti di bilancio. Non ho capito. Adesso a fine mese si affronteranno i temi del bilancio, no? Del bilancio comunale. Su quelli ci confronteremo nel merito, quindi torniamo al discorso dei temi della sanità, del lavoro, della cultura, dei patrimoni. Le avete comunicato che cambierate linea? Ma gli abbiamo semplicemente manifestato una disponibilità ad affrontare i temi importanti della città. Cioè, si andiamo da lui, quindi? Sì. Se ne parla in Consiglio Comunale. Parlo dei rapporti con Manca, non sì. Di quello che dice in Consiglio Comunale. Sì, ma ogni tanto c'è anche Manca in Consiglio Comunale. Quindi... Sì, però non far finta di non capire. Cioè, sì, chiedo se hai avuto un incontro diretto con lui. Se io prima del Consiglio Comunale parlo con Manca 10 minuti, ragioniamo di queste cose, certo. Sì. Certo. Quindi hai detto siamo disponibili ad affrontare, non dimmi che sto scrivendo. Ad affrontare i temi che saranno oggetto dell'assetto di bilancio. E quindi il tema della sanità, dell'autodromo, del riordino istituzionale. Dove voi in campagna elettorale eravate totalmente all'opposto, quindi come facciamo adesso? Dove noi abbiamo... Andate voi, no, non spererai, come hai detto prima, non hanno capito i nostri ex che con un consigliere non si risolvono i problemi, non penserai che con un consigliere Manca dica se hai ragione. Lidia, io ripeto, abbiamo un programma, con questo programma andremo all'incontro. E cosa pensi di ottenere, appunto, tu consigliere, visto che i tuoi vanno via, dici questo? Io penso, allora, agli incontri ci si va con l'obiettivo di riuscire a portare a casa qualche risultato. Quello che penso di ottenere è questo. Piuttosto che mettermi a fare le barricate, prima voglio provare di andare a parlare, a incontrare e capire se riusciamo a ottenere qualcosa delle nostre di quanto abbiamo scritto nel programma. Sì, ma sembra che, ripetuto, piuttosto che fare le barricate, sembra che tutto il problema sia perché non ha i cartelli o non manda fancuno in consiglio. Forse chi fornito ha contestato questo, nel senso non si capisce. Ha contestato, è una questione di stile la contestazione, cioè chi è uscito a dire non siete di voce, no, perché la non tua siete, così. Fate anche voi, usate anche voi il megafono, sennò non ci va bene. Quindi allora è inutile parlare sempre di questo, no? Duchini ha il suo stile, del cavolo, è tuo. Ma lo continui a ripetere, ma sembra che sia il fulcro. Ma tu non abbiamo mai parlato della Duchini. Ti sto dicendo che... L'opposizione... forse non stavi attento. Non è uscito il nome Duchini, ma continua a dire, a parlare di stile, io ho capito. Secondo me c'è un fraintendimento di fondo. Con opposizione aggregata, a noi non interessa Duchini o qualcuno. Le manifestazioni, le cose eclatanti. Con opposizione aggregata, sempre. È inutile andare in consiglio comunale e dire su questo non siamo d'accordo, su quest'altro non siamo d'accordo. Opposizione aggregata, cioè opposizione dura, ferma, nuda, pura, che non ti porta a nulla. Proviamo, visto che... Non siamo d'accordo con tanti fatti, consiglieri... Visto che abbiamo solo consigliere comunale, siamo nel mezzo della città, quindi non possiamo noi andare a ribaltare quelli che sono le votazioni di una maggioranza che ovviamente mette in campo 14 consiglieri, quindi alza la mano e ti disintegra. Proviamo almeno a mettere 4-5 punti sul tavolo che sono contenuti nel nostro programma. Andare a parlare con questa maggioranza e dire dove siamo in posizione. Cioè, sono passati un tot di mesi invece di cambiare in corso d'opera, è questo che non capisco. Adesso piano piano lo faremo, non è che sono tutti a nostra disposizione. Si è votato a maggio, c'è stato giugno, allora state facendo per una scelta forse un po' avventata, un salto nel buio. Ma no, io penso che andare a dialogare in politica, cercare di mettere sul piatto della bilancia qualcosa di concreto invece di andare solo a contestare, a distruggere, si ritorni un attimo a quella politica più ragionata, più manovrata, più orchestrata,
di qualche anno fa, invece di fare soltanto la politica dell'incendio, la politica della distruzione, la politica dell'io contro tu, penso che qualcosa si riesca a portare. Io, pur non condividendola in pieno, mi ricordo che anche su posizioni completamente diverse il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana si parlavano. Poi non erano d'accordo su tutto, però su quel 10-15% il Partito Comunista penso che abbia fatto qualcosa per questa nostra nazione. Prima non aveva parlato, è sbattuto la parola. Ma prima non abbiamo parlato, l'ho già specificato prima, perché c'è il tempo della campagna elettorale, dove avevamo bisogno di avere una visibilità, e me l'ho detto, io in quella maggioranza lì, per tutta una maggioranza diversa, dove una sinistra all'interno c'era, era una maggioranza dove io non avevo un grosso peso, come ho detto prima, perché non avevo fatto le elezioni, quindi ero un invitato, tra virgolette, al tavolo della maggioranza. In campagna elettorale abbiamo cercato di trovare quella visibilità che torto collo ci era stata negata, perché non avevamo più un traino, un simbolo nazionale, eccetera. Adesso penso che sia arrivato, pensiamo che sia arrivato il momento del fare. Come fare? Cercare di stare all'opposizione e non ottenere nulla, e quindi passare 5 anni sui banchi dell'opposizione a vedere soltanto le votazioni contro e non portare nulla a quei cittadini che hanno riposto fiducia nei nostri confronti, oppure andare a dire alla maggioranza: noi abbiamo queste priorità, su queste priorità c'è qualcosa sulle quali possiamo lavorare? Sì, benissimo, allora si fa un dialogo e si apre un'operazione. Non c'è la possibilità. Scusa, questa cosa può dirla Laghi, però Chiaiese no, nel senso che la campagna di Chiaiese è stata tutta in un altro senso, tutta. Cioè, per quello che diceva Lidia, per quello che dicevi tu stesso, cioè, ti sei uscito polemicamente dalla maggioranza, alla quale eri pure invitato perché non eri, insomma, entrato per voto di nessuno. Era un'altra giunta, il sindaco era sempre quello, però sei partito con un piede molto differente rispetto ai Malmiori. Poi capisco che, insomma, la coalizione... Il programma è unico. Però è una cosa che, sentita da Laghi, potrebbe avere una maggiore coerenza, invece sentita da te è più difficile. Ma io non vedo perché vederlo. Bisogna, ripeto, scindere il momento delle elezioni, il momento della campagna elettorale, il momento dove devi cercare di portare il consenso e cercare di governare la città, dal momento del fare. Se noi restiamo su quella posizione dove io continuo a dire no, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, cosa ci hanno votato per quello. Però se io, siccome hanno votato per quello, se io 3-4 punti di quel programma riesco ad attuarli e riesco a dare il servizio, la politica deve essere un servizio, il servizio ai cittadini, e quando mi sono confrontato con la base di una migliore libera sinistra, i cittadini che ci hanno votato ci dicono ok, se sulla sanità riusciamo a portare qualcosina a casa, ok, se sulle scuole riusciamo a portare qualcosina a casa, ben venga, non vedo il perché io debba essere per forza contro Manca, che personalmente ritengo essere il sindaco, e io non sono neanche un consigliere comunale, sono il coordinatore di una lista civica. Non vedo perché io debba a tutti i costi fare una battaglia. Poi dopo è ovvio, andremo da Manca, Manca ci dirà no, questo non te lo do, quest'altro non te lo do, questo non è possibile. È ovvio che dopo, aperto il dialogo, non c'è niente da fare, e allora resteremo a fare l'opposizione cercando di mettere il dito nella piaga. Ma perché precludere a priori la possibilità a questa città di poter crescere? Ma allora resteremo a fare l'opposizione cercando di mettere il dito nella piaga, perché adesso cosa fate? Non fate più l'opposizione? No, spiegatevi, non si capisce niente. Ma sicuramente stiamo facendo l'opposizione, l'ha detto anche no, se allora se Manca ti dirà no, cercheremo di mettere il dito nella piaga. Ha votato contro agli ordini del giorno che vi ha già elencato prima. È normale che siamo e resteremo opposizione. Un'opposizione che però va al dialogo. Se vai al dialogo devi anche cercare di portare sul tavolo qualche argomento che riesca a dare alla maggioranza la possibilità di poterlo votare, quello che tu stai proponendo. Se tu non gli dai la possibilità di poterlo votare, se tu non glielo spieghi, se tu non glielo vai a mettere sul piatto della bilancia, cosa votano? Ma perché Chiaiese è simpatico, e forse lo sono anche poco, gli diamo la possibilità di votare 2-3 ordini del giorno a favore? Non credo, Questo è il mio parere, poi può darsi che voi la vedete da fuori, la vedete in maniera diversa. No, io non la vedo in nessun modo, perché non me ne
può importare di meno delle linee di questo, di quello, non è questo il discorso. Io sono qui, faccio domande, cerco di tirare fuori, certo, anche non progressiva le cose per capire, perché il nostro compito è questo, poi lo dobbiamo raccontare. Io sono convintissimo, non vi sto capendo, comunque io rispondo in maniera pacata e serena, perché è giusto, non è che abbiamo idee nostre politiche, cioè io me le tengo per me, sicuramente non ho mai detto questo. Io tengo che il giornalista più insidioso sia e più faccia il suo lavoro in maniera perfetta, quindi va benissimo la domanda. Comunque tornavo su quando tu hai detto che tu in piazza Caduti per la Libertà, che era la tua sede all'aperto, alla luce del sole, eccetera eccetera, dicevi c'è paura, bisogna avere pure in questa città, essere contro, va bene, adesso la penso uguale, hai avuto dei segnali che confermano quella paura, adesso ce lo dici, quanto valeva quell'affermazione, adesso sei lì.